Come sta la squadra dopo questo doppio lungo viaggio infrasettimanale? E se ci può dire la formazione, se ha qualche dubbio. Grazie. No, la formazione è normale che qualche dubbio, ricambio, perché insomma giovedì abbiamo fatto un turnover e quindi niente, oggi pomeriggio vediamo l'ultimo allenamento, ma sicuramente credo che qualche cambio ci sarà dalla partita di giovedì a quella di domani sera. Niente, che ti devo dire, è stato un viaggio lungo, tortuoso, soprattutto perché si sono fermati anche lungo la strada, che hanno avuto un problema il pullman, quindi sono arrivati alle 8:30 di venerdì mattina qua, quindi venerdì hanno riposato, ieri abbiamo cercato di recuperare un po' di energie, la mattina siamo andati in piscina, il pomeriggio abbiamo fatto allenamento al campo. Però il report medico mi arriva tutte le sere, tutti a disposizione. Quindi, anche normalmente c'è sempre, no? Piccola da rivedere domani, piccola da rivedere domani. Ieri sera il report della dottoressa, più della dottoressa della squadra, il report, c'era scritto tutti a disposizione. Si vede che, insomma, fare delle vittorie ti aiuta anche la salute a migliorare le tue condizioni fisiche, dai. Ma tutte le definizioni hanno un loro significato, quindi se tu dici di ferro, sai, sì, ti sei fatto una certa idea. Io dico che l'idea che ho sempre cercato di dare alla squadra è proprio il concetto di squadra. Una squadra, tutti si attacca e tutti si difende. Per esempio, ci sono delle situazioni quando andiamo avanti sui corner, no? Fuori area ci rimangono normalmente un paio di giocatori attaccanti, no? Per dire, a Chiavari ci avevamo Balzania, Crialese e Bentivegna. E quando c'è una respinta, i tre che sono fuori non sono un attaccante, un centrocampista, un difensore, sono tutti e tre difensori. Perché la definizione di difensore non la dà il ruolo che tu metti, la data posizione in campo. Chi sono i difensori? Quelli che sono più vicini alla porta tua, quindi anche se sono 80 metri, e quindi Bentivegna in quel momento non è un'ala, un attaccante, non è niente, è un difensore, perché si trova più vicino alla porta, è uno degli ultimi giocatori più vicino alla porta. E tante volte magari su una respinta il giocatore non pensa ad essere un difensore ma pensa ad essere un attaccante, e quindi cerca magari di riproporsi, tu perdi la palla e magari ti trovi 3 contro 2. Perché? Perché il suo modo di pensare è sempre stato quello di attaccare. Stesso discorso. Quando Brosco è andato a colpire la palla di testa, Brosco non è un difensore, è un attaccante. Perché? L'attaccante è quello che si trova più vicino alla porta avversaria. Ora, non vorrei averti fatto, non dico una lezione, perché la lezione bisogna parlare per un'ora, ma io non ti voglio fare dei flash per farti vedere che conosco il linguaggio, ma ti faccio dei flash per farti capire che vivo in un mondo di molti ipocriti che non conoscono questo linguaggio e tante volte usano anche voi altri giornalisti per avere dei piccoli vantaggi. Cosa che voi mi conoscete bene, io stamattina sono stato con Paolo a prendere un caffè, senza parlare né dei Carpi né della partita, solamente complimenti che il Pescara è primo, complimenti per la bella vittoria. Perché il rapporto che perché ti spiego questo? Perché questa è la forza del Pescara, perché il Pescara non deve essere una squadra che ha delle caratteristiche straordinarie, l'unica caratteristica straordinaria è essere normali. Vivere le cose nella normalità, non sentirsi una squadra protagonista, non sentirsi una squadra debole, sentirsi una squadra che con il lavoro può ogni partita affrontare. Ogni partita che tu affronti non è facile o difficile, come dice il giocatore, va giocata. Quando hai finito di giocare sai se è facile o se è difficile. Quindi ti ho voluto dire queste cose perché tante volte, voglio dirti, non è che l'allenatore fa, perché leggo, no, ora che mi fanno tanti complimenti. A me questi complimenti sicuramente fanno piacere, perché se erano critiche ti avrebbero dato tristezza. Perché dico queste cose?
perché vorrei che i protagonisti siano i miei giocatori, ma non protagonisti perché sono delle persone straordinarie. Sono protagonisti perché in questo momento stanno ottenendo dei risultati che la classifica dice che sono i più bravi. Quindi voglio che siano loro premiati, non io, perché altrimenti poi andiamo a perdere quella che abbiamo creato, no? Questa specie di magia che abbiamo creato, quella di saper lottare, di non pensare se gioco in casa, gioco fuori, dai, tutte queste cose qui. Poi non vado più avanti, fatemi le domande, perché sennò dopo va a finire che faccio. Mi tocca fare il professore, no, 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 non è il mio ruolo, dai. Mister, io le chiedo due cose su due giocatori che sono stati importanti. Prima era la seconda domanda, mi sono dimenticato. Valzania e Lonardi. Lei ha detto una cosa importante in conferenza, che sono due giocatori che anche se hanno fatto la preparazione, comunque sapevano di dover andare via e quindi è completamente diversa. Sono in crescita, ma sono pronti secondo lei per fare la terza partita o hanno bisogno loro di qualche minuto di Guarda, recupero? sinceramente sono due ragazzi che ogni giorno cercano sempre di stare al posto giusto al momento giusto. Cosa vuol dire? Che quando io gli propongo degli allenamenti, loro cercano sempre di darmi il massimo e farmi vedere se loro sono in grado o no di essere utili. Io ti dico che ultimamente hanno sempre dimostrato che la squadra, se punta su di loro, punta su due validi giocatori, oltre che giocatori, due persone molto valide perché sono anche ragazzi che cercano nel gruppo di parlare, di aiutare, che è quello che è più in difficoltà. E quindi ti voglio dire, sono stati due grandi acquisti. Questa difesa dà garanzie perché proprio gli attaccanti e i centrocampisti riescono veramente a fargli un filtro straordinario e quindi le palle che loro devono intercettare sono palle più visibili, capite? Che hanno più una logica, perché altrimenti se ti trovano lo spazio dietro le spalle può essere qualsiasi giocatore e andrebbe in difficoltà. Anche noi, quando ci riescono, finora abbiamo avuto un grande portiere che ci ha tolto le castagne dal fuoco, però gli attaccanti e i centrocampisti credo che siano quelli che hanno aiutato a dimostrare che i nostri difensori sono veramente bravi. Mi viene da ridere perché ieri pomeriggio c'era il direttore e il presidente all'allenamento e passa Pellacani e dico, Pellacani è strano perché ha delle partite straordinarie, però l'altra volta ha dato il retropassaggio, lì è andato in avanti e ha chiamato il fuorigioco che era avanti a tutta la linea. E allora ci siamo messi un po' a scherzare, no? E siccome io ho allenato diversi giocatori, anche Pellacani mi sembra un giocatore sprecato per la Serie C, oltre per le qualità tecniche e anche per le qualità proprio tattiche di sapere essere sempre al posto giusto, ma soprattutto, come mi diceva poi il presidente, questo ragazzo ha avuto questi due infortuni, prima il crociato, poi il menisco, che l'hanno penalizzato e quindi è rimasto fermo quasi un anno e mezzo. Però proprio ieri quando passava facevamo questo discorso e secondo me lui è un ragazzo che potrebbe fare tutte le categorie, guarda, perché io ho allenato in A, lui può giocare anche in Serie A. Ma infatti la mia fiducia cos'è? Perché nel Pescara ci sono 6-7 giocatori che possono giocare in A. Il problema è crederci, ma credici quando tu stai male, quando fai delle brutte figure, quando fai un retropassaggio o quando fai uno svarione, perché è lì che devi credere che sia un giocatore di Serie A, e quindi è lì che devi imparare a non avere più queste piccole debolezze, perché sono queste piccole debolezze che poi ti hanno cacciato in Serie C, altrimenti saresti nato. Ugualmente tanti altri che per dei piccoli difettucci si trovano magari in questa categoria, ma non c'entrano niente. Ho visto che nella partita con la Pianese, Pescara, in quei minuti iniziali, appunto con l'entrata. Eh? Ha messo alle corde proprio. Sì, ha messo le corde anche perché poi in quella partita, quando è entrato Ferraris, abbiamo cominciato a creare dei pericoli che prima la Pianese riusciva tranquillamente a parare. E in quanto arena, sarà il destino a dirlo, perché lui è fortissimo,
abbiamo una squadra, io il giorno che sarò sicuro che lui giocando sarà un valore aggiunto, lo farò giocare indipendentemente dall'età. Lì sta il salto di qualità, perché se noi impariamo o perlomeno riusciamo a svolgere in partita anche gli ultimi 20 metri come normalmente ci si allena per cercare di sviluppare queste azioni, credo che allora il Pescara sarà veramente una squadra di un'altra categoria. Però lì siamo al discorso dell'altra volta, finché il salto di qualità avviene con il lavoro, avviene con il tempo, avviene quando meno te lo aspetti, e noi speriamo sempre che il tempo sia sempre più breve possibile, non più lungo. Però questo è uno sport che ci stanno queste situazioni. No, ho detto l'altra volta, a Chiavari ha giocato Ventivegna e ha giocato Meazzi insieme a Tonin, quando poi Tonin e Ventivegna avevano già giocato titolari. Meazzi era la prima volta che giocava titolare, però era già entrato, quindi non è che ho cambiato, ho solamente messo, ma sì, ma anche alle altre, cioè, vuol dire, io faccio sempre giocare, ecco, se avessi fatto giocare, non so, Arena e altri, per dire, Di Marco, che è quello che aveva giocato meno, allora uno ha cambiato, ma se poi gli interpreti sono sempre quasi gli stessi, o chi parte dalla panchina o chi parte dall'inizio, perché noi siamo una squadra dove le riserve non esistono, siamo un gruppo che è a disposizione mia, quindi a disposizione del Pescara, in cui tutti sono titolari. Quando sono chiamati in campo non conta il primo tempo o il secondo tempo, non è che chi parte il primo è titolare, chi è il secondo è una riserva. E siamo una squadra che deve dare continuità appunto al nostro gioco, alle nostre idee e soprattutto alla nostra voglia di far vedere alla gente che devono essere orgogliosi di quello che noi stiamo facendo. Io le chiedo su due giocatori, mister. Il primo è Davide Merola, perché ogni partita aumenta qualche minuto il suo minutaggio, però ancora si vede che non è il Davide Merola. Forse si è visto in quell'amichevole prima del rientro in campo qualche giocata di Merola. Com'è la situazione? Se è pronto magari domani per giocare dal primo minuto? Il ragazzo è pronto, non ha più nessun tipo di problema, ha bisogno di giocare, ha bisogno di avere anche lui il minutaggio. Oggi valutiamo se sarà il caso di farlo partire dall'inizio oppure no, perché insomma anche lui è un valore aggiunto, però se uno non gioca il valore aggiunto rimane in naftalina, bisogna che giocare. Oggi devo valutare se domani sera è il caso di farlo partire dall'inizio oppure no. Il giocatore è Tuniov. La partita con la Ternana, un Tuniov nuovo, parliamo della prima di campionato. Poi sono riemersi quei difetti del Tuniov che si conosce a Pescara. Qualità tantissime, però all'apparenza atteggiamento in campo non positivo. Qual è la sua opinione? Ma secondo me, oltre che essere un grande giocatore, è anche un bravissimo ragazzo. Però a volte la partita, se non la prende con il piede giusto, no? Per dire così, una battuta, cioè se lui non entra con quello spiglio giusto, però credo che lui abbia un potenziale che non c'entra niente con questa categoria. Però, sai, la psiche di questo ragazzo faccio fatica a inquadrarla, perché poi non è italiano, è straniero, parla italiano, ma non... uno capisce l'italiano è un conto, e parlare l'italiano è un'altra, perché capire, io capisco pane, acqua, vino, macchina, capisco, cioè parlo e capisco, però sapere l'italiano sono quelle piccole sottigliezze che lui non può sapere, come non possiamo conoscere, ma la lingua ti dà l'espressione delle emozioni, no? E lui queste espressioni non le può sapere. Se io dico vento, cosa ho detto? Vento. Qui voi siete giornalisti, se dico vento, cosa ha detto? O dico 20. Se dico vento o dico 20, vento è il vento e 20 è il numero, no? Che cosa cambia? Cambia l'accento. Lui questo lo può capire. Per farvi... Quindi la lingua dà sempre un'espressione alle nostre emozioni. E tu fai fatica con uno. E quindi io sono costretto più a fare delle cose figurative, no? Fagli esempi grossolani per poter andare a coinvolgere le sue emozioni, ma non è facile.
Quindi la lingua, secondo me, è molto importante, soprattutto per come stiamo creando noi Pescara. Poi ci sono squadre che possono avere 10 stranieri, nessuno parla la stessa lingua, giocano, ma secondo me quello non è creare una squadra, è creare un gruppo così che giocano, uno è tedesco, l'altro è africano, l'altro è brasiliano. Non credo che vai a creare l'identità, devi capire che, come dico spesso ai giocatori, stiamo a Pescara, dovete capire cosa vuol dire il Pescara, qual è la cultura, qual è la gente, qual è l'emozione, non devi pensare al risultato, perché il risultato finisce lì. La magia nasce perché se ti devi trovare dentro a questa città, dentro alla vostra comunità, devi trovare quelle emozioni che ti spingono ogni giorno a essere impegnato a dare il massimo di te stesso. Quindi non è facile, perché poi la maggior parte dei giocatori, l'ignoranza, cioè, giocano bene, se non giocano non me ne frega niente a me della cultura, del vento, venti, cioè non gli frega niente a nessuno, ma i primi sono i dirigenti. Ma ora, come noi abbiamo intrapreso questa strada, e quindi stiamo coltivando questa strada, perché questa strada può portare solidità, una squadra, una società ti può portare solidità. Solidità vuol dire andare avanti nel tempo, sia con risultati che senza risultati, ecco. No, difficoltà siamo sempre noi. Difficoltà, con tutto rispetto del Carpi, che su sei partite ne ha persa una, e quindi essendo una neopromossa ha giocato anche in partite contro l'Entella, ha giocato contro l'Ascoli, insomma, ha fatto delle partite, insomma, che nel calendario gli metteva degli avversari molto più quotati rispetto a loro. Quindi questo ci deve dire, ma non del Carpi, ma di chiunque squadra, o è in testa o è in fondo, cioè, dobbiamo sempre essere noi. Quindi la partita cosa dice? Che noi dobbiamo mettere le cose per aiutarci a esprimere il nostro valore, perché se non le mettiamo, poi il nostro valore non lo esprimiamo, andiamo in difficoltà. Ma non noi, chiunque. Se noi guardiamo la carta, rimaniamo incartati. Quindi noi, c'è il Carpi, bisogna pensare al Carpi, basta, punto. Dopo, da martedì, penseremo alla prossima. Ma ora noi dobbiamo pensare solo al Carpi, perché conta quella partita lì, il calendario non conta, la classifica non conta, conta questa partita. E noi dobbiamo sempre giocare una partita come fosse sempre l'ultima partita di campionato. Se noi andiamo in campo riuscendo a pensare che domani sera è l'ultima partita di campionato, io sono sicuro che il Pescara fa una grande partita. Se invece noi andiamo a fare la partita sperando che prima o dopo troviamo la soluzione, ti dico, boh, non lo so. Le difficoltà ci sono in tutte le gare, in tutte. Faccio le ultime velocissime, sempre su un altro singolo, Moruzzi, che si è scaldato spesso, quando è entrato in campo ha fatto bene nel secondo tempo battendo l'angolo decisivo, potrebbe esserci una chance anche per lui. E poi, al di là dell'aspetto Pescara, non da allenatore del Pescara ma da conoscitore del calcio, come spiega che il Perugia viene a Pescara ed è la squadra che ha messo più in difficoltà finora il Pescara, con Plizzari che è stato strepitoso, dopo qualche giorno perde 4-1 in casa? Indipendentemente dal Perugia, proprio nel calcio. Allora, tornando a Moruzzi, ha le possibilità di giocare come tutti, nessuno è precluso la possibilità di giocare, quindi io, in base a quello che vedo, cerco di mettere sempre i giocatori che danno alla squadra la possibilità di esprimere il potenziale che in questo momento abbiamo, di poterlo esprimere al meglio. E quindi Moruzzi, o parte titolare o parte dalla panchina, se gioca è un giocatore che sicuramente ci serve, fa comodo, e noi sappiamo che può essere un talento che, se lo aiutiamo, può crescere e diventare anche un bravo giocatore. Quello che è successo al Perugia succederà a tutte le squadre, quindi io non ero lì, non posso saperlo. Quello che ti posso dire, quando mi è successo a me, perché mi è successo anche a me, a volte vince 3 partite, poi giocare la quarta in casa contro una squadretta. Ero con la Canarese, avevamo fatto 3 vittorie, giochiamo con la Gian Erminio, che stava in fondo alla classifica, che tra l'altro avevano giocato anche di giovedì, e quindi avevano anche un giorno in meno,
non uno, avevano, loro avevano fatto venerdì, giovedì e la domenica giocavano, noi avevamo fatto la settimana tranquilli, che avevano recuperato una partita che tra l'altro avevano perso, mi ricordo, contro la Pergolettese. Cioè, non vorrei insomma far confusione, però mi ricordo solo questa partita, abbiamo perso 4-1 in casa. Primo minuto abbiamo preso rigore, Maccarone l'ha sbagliato, sembrava tutto facile, sembrava tutto in discesa e man mano abbiamo fatto del casino. Poi siamo rimasti in 10. Il calcio è quello lì, che il calcio, le partite vanno giocate e quando tu sei lì, se nel tuo inconscio credi che oggi la situazione può essere più facile a quella di prima, paghi. Tu non devi pensare a niente, devi pensare a dare sempre il 100% della tua prestazione. Noi dobbiamo sempre, se facciamo così, il nostro cammino è inarrestabile. Come cominciamo un attimino a calare, il nostro cammino sarà dettato dalla fortuna o dalla sfortuna, perché allora la fortuna che abbiamo è perché ce la siamo creata, no? Come vi ho sempre detto, la magia non nasce da niente, nasce da situazioni in cui tu sei sempre la stessa persona, hai sempre lo stesso obiettivo, hai sempre lo stesso sogno e lo coltivi sempre con passione e professionalità. E allora viene, se no la magia non è che...